Allora, intanto buonasera a tutti e volevo ringraziare prima di tutti i compagni, la società per l'accoglienza, perché mi sono trovato da subito veramente bene. La mia condizione è buona, mi sono sempre allenato. È normale che essendo fuori da tanto mi manca un po' il ritmo partita, però insomma giorno dopo giorno cerco di mettere benzina nelle gambe. Quanto la vedi difficile, ciao Massimo Volta, Costantino di TV6, quanto la vedi difficile questa impresa salvezza? Buonasera, vista la partita di oggi direi che si può fare, ho visto invece la storia del Pescara, ho visto che è molto dura, vorrei fare un mix di queste due cose. Abbiamo ogni partita, dobbiamo prenderla come una finale, guardare partita per partita, perché se si fanno calcoli dopo si rischia di non giocare più le partite, quindi direi... abbiamo delle possibilità. Massimo, buonasera. Francesco Salviani, Fino News, benvenuto anche da parte mia. Ecco, tu comunque hai una visione sia da esterno che da interno, no, di questa squadra. Ma questo Pescara è quello di oggi o quello di Vicenza? Ma guardi, io spero che sia quello di oggi. Io... sono diventato un giocatore del Pescara da fine mercato di gennaio, quindi ho sempre visto il Pescara, alternato, devo dire, buone partite, partite a partite meno buone, ma questa è la Serie B, la conosciamo bene. Io spero che il Pescara sia quello di oggi, che il Pescara possa andare, insomma, come ho detto prima, a fare sette finali e a giocarsela con tutte. Poi sarà il campo a decretare il risultato. Però, insomma, se mettiamo... tutti la cattiveria, l'intensità di oggi, ce la possiamo giocare. Ecco Massimo, buonasera Massimo Volta, Luigi Di Marzio, il quotidiano Il Centro, benvenuto innanzitutto. Io volevo fare questa domanda: lei arriva a Pescara in prestito con un rinnovo di contratto, mi sembra di capire, legato alla salvezza, o sbaglio? No, è un prestito secco. Perfetto. Però insomma un'eventuale salvezza in B potrebbe anche invogliare lei, insomma, continuare nel Pescara, quindi insomma potrebbe esserci il doppio incentivo, il doppio stimolo. Ok, volevo soltanto capire il suo trasferimento, perché insomma è stato un po' un mistero a fine mercato. Grazie. Profeta. Ecco, volevo chiedere a Massimo Volta, buonasera e bentornato in campo. Assente da luglio o mi sbaglio? Sì, l'ultima partita il 13 luglio, sì, poi... ho tergiversato qualche mese per evitare l'operazione, ma non ho avuto risultati positivi e quindi il 26 ottobre mi sono operato, però sì, dal campo da luglio. Ecco, complimenti intanto, in bocca al lupo. Ecco, dall'alto della tua esperienza, ti do il tuo con il massimo del rispetto, è sempre l'atteggiamento a fare la differenza, no? Assolutamente, ormai questo campionato lo conosco bene, tante volte è la squadra, la voglia, la grinta che fanno più di un singolo giocatore, soprattutto in Serie B. Ripeto, se riusciamo a mettere in queste ultime partite la grinta di oggi, ce la possiamo giocare veramente con tutti. Perfetto, grazie. Lei quando parla di ritmo partita, insomma, parla anche, insomma, della possibilità di vederla in campo dal primo minuto. Un giocatore della sua esperienza, se sta bene, insomma, uno come Lendi fa la differenza. La ringrazio, ma ancora insomma al primo minuto ci vorrà qualche giorno, nel senso che adesso abbiamo anche degli incontri ravvicinati, quindi gli allenamenti saranno improntati sulla partita che andremo a affrontare, però insomma penso che non dico dalla prossima, dalle prossime poter essere a disposizione completa.